Amici di Wild Hunter, salute a voi, ben ritrovati alla mia rubrica Test sul campo. Allora, come avete potuto leggere dal titolo di questo test, in questo video mi occuperò di un doppio test sul campo, quindi di due calibri diversi, di una nuova munizione, o meglio di un nuovo proiettile monolitico, quindi lead free, senza piombo, costruito, progettato e costruito dalla Sabatti attraverso una nuova startup, cioè un'azienda satellite che prende spunto dalla MRR Bullets, cioè a dire da un concetto di proiettile appositamente studiato per le canne multiradiali, ma che poi vedremo nel corso del test come invece questo progetto è, diciamo, un progetto che è andato ad abbracciare a 360 gradi tutte le tipologie di rigatura, per appunto di rigature delle carabine appunto con canna rigata. Allora, come inizia questo progetto? Il progetto della Sabatti inizia per venire incontro a una possibile esigenza, cioè quella che prevede o prevederebbe una progressiva eliminazione del piombo dai proiettili da caccia. E non sappiamo in quali tempi, se avverrà poi o meno, ma insomma, in previsione di un possibile divieto, ovviamente Sabatti ha cercato di progettare un proiettile che potesse andar bene per le proprie canne multiradiali, che sono canne che hanno avuto un successo a livello mondiale incredibile, sia nel tiro sportivo sia appunto nel tiro agonistico, in particolar modo nel tiro agonistico a lunga distanza e nella caccia. Quindi, per prevedere un possibile divieto del piombo, l'ingegnere Emanuele Sabatti si è messo al lavoro per dare una risposta con un proiettile monolitico, quindi lead free, senza piombo, per i propri utenti, sia sportivi che cacciatori, che avessero acquistato o che avrebbero poi acquistato in seguito una carabina con la canna multiradiale. Quindi l'ingegnere ha cercato di prevedere il problema in modo tale da essere pronto ad ogni evenienza. Naturalmente, il fatto di studiare, progettare un proiettile monolitico ha delle difficoltà immense, perché esistono due linee di progettazione che sono parallele, ma che concorrono poi alla fine a dare un progetto, un prodotto all'altezza della situazione, e che sono le due esigenze di avere un proiettile che abbia innanzitutto una precisione adeguata, soprattutto sulle canne multiradiale, e che lavori bene, nel caso del proiettile da caccia, sul selvatico. E quindi c'è da fare un grande lavoro a livello proprio di progettazione sulla balistica esterna e sulla balistica terminale, d'accordo? Ecco, adesso, prima di andare nei particolari, a parlarvi dei particolari, vi faccio vedere delle diapositive e attraverso delle didascalie vi introduco a questi proiettili e poi, appunto, ritornando in studio, ne parleremo nei dettagli. A tra poco. Ecco, adesso che vi ho spiegato
innanzitutto qualcosa su questi proiettili MRR, ma andiamo a vedere un po' come si è partiti nella progettazione, come si è arrivati poi a un prodotto finale di assoluta eccellenza. Allora, abbiamo detto che il lavoro da fare era per costruire un proiettile di ultimissima generazione. Bisognava lavorare su due aspetti molto importanti del proiettile. Innanzitutto curare la sua costruzione sia a livello di materiale da impiegare sia come tecnologia proprio di costruzione del proiettile, in modo tale che questo proiettile fosse più preciso possibile, quindi il suo volo fosse costante, teso, ma soprattutto preciso, quindi che potesse fornire delle rosate adeguate. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che è nel caso specifico della linea Green Hunting, perché questi proiettili, l'MRR Bullets by Sabatti li costruisce attualmente in tre versioni: tiro sportivo, quindi standard, poi c'è il long range, sempre tiro sportivo, e poi c'è la linea hunting, che è quella appunto green hunting, per la caccia. Allora, il secondo punto appunto era quello di costruire questo proiettile con un materiale che potesse garantire una coppia espansione e penetrazione perfetta, il che non è scontato, perché questi sono proiettili che, mancando appunto di piombo, devono lavorare come il piombo, se non addirittura meglio, come è, diciamo, gli ultimi prodotti della tecnologia. Sappiamo che ormai abbiamo raggiunto un livello appunto ottimale di prestazione terminale di questi proiettili di ultima generazione, appunto lead free. In più, e questo lo aggiungo io, il prodotto finale non può avere un prezzo esageratamente alto, quindi deve avere un prezzo competitivo. Quindi queste tre cose, riuscire a riunirle insieme in un proiettile, non è affatto facile. Quindi è stata una progettazione con appunto delle difficoltà non da poco. Allora, innanzitutto vediamo l'aspetto, diciamo, dell'accuratezza, quindi della precisione. Per far sì che un proiettile monolitico sia preciso, è necessario che le tolleranze siano veramente minime e che questo proiettile sia frutto non di stampaggio ma di tornitura. Infatti il proiettile di tornitura è un proiettile definibile premium, mentre lo standard è quello stampato. Perché? Perché il prodotto stampato costa meno a livello di produzione, però ovviamente non ha delle tolleranze molto alte, spesso tolleranze che ne pregiudicano molto la precisione, soprattutto a lunga e lunghissima distanza. Quindi l'ingegner Sabatti è partito con l'idea di realizzare questi proiettili per tornitura, e per tornitura sapeva benissimo che i costi sarebbero stati più alti, ma l'idea principale era di fare un proiettile premium. Quindi per tornitura si sono scelti dei macchinari a CNC estremamente precisi, la cui tolleranza è soltanto 3 millesimi di millimetro, quindi vi potete immaginare quanto precisi siano questi proiettili, d'accordo? Quindi poi in seconda battuta si è scelto un materiale, il miglior materiale possibile, che è il rame puro elettrolitico, e che è un materiale che non si frammenta e ha una plasticità in espansione eccellente, quindi il miglior materiale. Naturalmente il proiettile è frutto di una lega al 90% rame purissimo elettrolitico, al 10% zinco, d'accordo? Poi, perché il suo lavoro, quindi da un punto di vista della balistica terminale, fosse appunto ottimale, il suo lavoro sull'animale, che è la cosa, diciamo, essenziale soprattutto per i proiettili da caccia,
si è scelto appunto questo materiale che espande benissimo, e quindi l'ingegner Sabatti ha previsto un puntalino in polimero in modo tale da favorire l'affungamento regolare del proiettile e in più proteggere la punta del proiettile stesso nelle fasi di alimentazione dal serbatoio, in modo tale che non si ammacchi la punta. Quindi la punta in polimero ha una doppia funzione. In più, come ho detto, favorisce l'espansione fin dall'inizio, quindi quando entra nel mezzo, e grazie a quattro prente intagliature praticamente il proiettile, quando comincia ad affungarsi, si affunga con quattro petali che non si spezzano. Perché non si spezzano? Non si spezzano grazie a due caratteristiche, appunto. Primo, perché il proiettile è costruito con rame purissimo elettrolitico, quindi non soffre di frammentazione, e poi perché ha questi preintagli e questa punta polimero che favoriscono un'espansione controllata, quindi progressiva, a seconda appunto della velocità, quindi della distanza di tiro. E grazie a questo fatto, questi sono proiettili che lavorano bene entro un range molto ampio di velocità e che garantiscono sempre un affungamento e soprattutto una non frammentazione e una ottima penetrazione. D'accordo? Bene, adesso vi faccio vedere altre diapositive e poi ritorniamo in studio, perché vi voglio parlare del test nello specifico. Ecco, un'altra caratteristica di questi proiettili sono i solchi per la tenuta dei gas, ma soprattutto per favorire un certo tipo di attraversamento del proiettile sulle rigature multiradiali. Infatti le rigature multiradiali di Sabatti, brevettate da Sabatti, hanno dei pieni arrotondati e non spigoli vivi, quindi avendo una dinamica completamente diversa è logico che il proiettile deve adattarsi a questo tipo di rigatura appunto dolce, chiamiamola così. E grazie allo studio di solchi non cilindrici ma troncoconici si è raggiunti un sealing, cioè un passaggio del proiettile attraverso la canna multiradiale ottimale. In più si è raggiunto l'obiettivo che il materiale di risulta, ogni proiettile quando attraversa delle rigature che abbiano gli spigoli vivi, che siano appunto tradizionali o multiradiali, quindi a spigolo tondo, comunque c'è del trucciolo, c'è praticamente del materiale di risulta. L'idea era di non farlo accumulare sui solchi, d'accordo? Quindi tra i vari pieni, e attraverso lo studio di questa sezione troncoconica appunto di questi solchi si è raggiunto l'obiettivo di far passare il materiale di risulta all'esterno, e questo facilita appunto la pulizia della canna. Ora però che cosa è successo? Che questi proiettili che sono risultati come utilizzo, sia come precisione sia come lavoro sui selvatici, eccellenti, eccezionali sulle canne multiradiali, si è scoperto che però vanno altrettanto bene
sulle carabine che hanno le rigature convenzionali. E quindi il progetto dell'ingegner Savatti ha trovato anche successo in entrambe le tipologie di rigatura. E questo test ha a che fare molto con questo aspetto, perché andrò a testare questi proiettili MRR Bullets in calibro 308 e in calibro 300 Winchester Magnum. Avrò due proiettili differenti: sul 308 utilizzerò la 152 grani, mentre invece nel 300 Winchester Magnum utilizzerò la 167 grani. E lo farò con due armi che sono le due nuove Rover Savatti. Una è il modello Scout in 308 e l'altro è il Classic Hunter Pro in calibro 300 Winchester Magnum, e hanno le rigature della canna tradizionali, quindi non sono multiradiali, e questo per dar modo a voi di testare direttamente questi due tipi di proiettile standard da caccia in armi di tradizionale rigatura. Questo era, diciamo, l'obiettivo mio principale. Ho naturalmente approntato due ricariche casalinghe grazie all'aiuto di Gianluca Garolini, che è consulente Baschieri e Pellagri, che è il guru italiano della ricarica, il quale mi ha approntato con delle polveri di nuova concezione. Quindi andremo a lavorare su materiali di ultimissima generazione, partendo dalle armi, sono appunto le nuove Rover, ai nuovi proiettili, alle nuove polveri. Adesso vi manderò naturalmente le ricette di queste due ricariche, in modo che ne abbiate voi appunto visione, e poi ritorneremo in studio un attimo perché vi voglio spiegare vi voglio dare altre informazioni su questo test e sui vari componenti. Andiamo a vedere le ricette. Ecco, quindi sono stati utilizzati componenti di ultimissima generazione, di altissima qualità. Per quanto riguarda la configurazione delle due armi, abbiamo lo Scout in 308 con ho utilizzato per entrambe le carabine degli attacchi fissi della Contessa, il meglio che c'era. E in particolar modo ho utilizzato per il 300 Winchester Magnum i Tactical Rings HP. Si tratta di il meglio del meglio. Attualmente in commercio ci sono anelli in acciaio che hanno 6 viti, 3 per lato, uno spessore, diciamo, dell'anello di ben 24 mm, in modo da prendere bene il tubo. E poi quello che hanno di eccezionale questi anelli in acciaio di Contessa è che hanno due viti di collegamento e per stringere l'anello appunto sullo chassis del cannocchiale. Va bene, hanno due viti robustissime. In più hanno due rail per il collegamento sulla slitta Picatinny, due robustissime. In più hanno un doppio dado appunto di chiusura della staffa e un doppio traversino appunto in acciaio per appunto il collegamento. In più questo anello ha un sistema a bolla
per controllare la planarità dell'arma, e questa è una cosa molto utile soprattutto quando si comincia il montaggio dell'ottica, in modo tale da verificare subito che gli anelli siano complanari d'accordo con il castello dell'arma. Questo è un punto che è importante soprattutto quando si montano questi anelli su armi che hanno un calibro che appunto dà parecchio rinculo e rilevamento, quindi con un'energia, e quindi si presuppone che si tiri a lunga e lunghissima distanza, quindi tutti i componenti devono essere messi al posto giusto, d'accordo? Utilizzerò qui con il Classic Hunter Pro uno Yukon Jaeger 312x56 con reticolo balistico 1000 dot, mentre con lo Scout andrò a utilizzare sempre lo stesso tipo di anello Contessa, ma utilizzerò un cannocchiale Nikon con reticolo balistico BDC ottimizzato per il 308 Winchester, va bene? Quindi adesso qual è la procedura? La procedura è che andrò a preazzerare le due armi giù al tunnel a 66 metri, giusto per prendere confidenza un po' con le cartucce e tutto, e poi dopo mi trasferirò al poligono, d'accordo, dove invece farò l'azzeramento delle armi a 200 metri, più controllerò la prestazione a 100 metri, a 300 metri, d'accordo? E poi naturalmente ci vedremo sul campo di caccia, che appunto mi vedrà impegnato sul contenimento danni e la selezione al cinghiale. D'accordo? Bene signori, inizia questa nuova avventura. Amici di Wild Hunters, eccomi qua finalmente al poligono di Lastra Signa per iniziare questi test con le MRR Bullets. Adesso ho preazzerato tutte e due le armi a 66 metri e adesso andremo a sparare prima a 100 metri e poi a 200. Ovviamente sono due azzeramenti diversi, sebbene simili. Questa la 300 Winchester Magnum, la nuova Rover Hunter Classic Pro, la azzererò a 200 metri direttamente, controllerò a 300 metri sul primo riferimento del 1000 dot la caduta, mentre invece sul 308 ho un reticolo fatto in maniera diversa, ottimizzato per queste cartucce da 150 grani in 308, quindi azzererò la croce centrale a 100 metri e poi il primo cerchietto a 200, e poi farò un tiro anche a 300 metri col secondo cerchietto per vedere di essere dentro, d'accordo? Allora all'inizio procedo con il 308 e poi passerò con il 300 Magnum. A tra poco. Allora si comincia a 100 metri. Può sparare, ragazzi? Può sparare? Ok, sono troppo alto a 100 metri, quindi devo abbassarmi un po' per poi essere giusto a 200. Allora, niente ombre, niente aloni, non dice lui, la notte cioè, è piano. La vista deve essere nitida. Se c'è questa storia vuol dire che con l'occhio è con la testa che fai così, la vedo. Quindi deve fare la linea vista. Poi questo qui, sì. Certo, mi raccomando, ecco qui, qui qua. Questo è il suo. Balla e scala. Poi, un po' alto. Ok, sono andato troppo basso, ho dato troppi click. Sono andato anche più sulla destra perché ho dato troppi click anche sulla destra, quindi adesso mi aggiusto e vediamo un po' di essere sulla muscia.
Ok, l'altezza va bene, sono ancora un po' sulla destra, piccoli aggiustamenti e ci siamo. Quindi possiamo passare a 200 metri. Ok, sono andato un po' basso, quindi è un po' a sinistra, quindi devo aggiustare un attimo le cose. Adesso facciamo un secondo tiro. Tocca accostarlo un pochino. Ok, siamo adesso a posto, l'altezza è giusta, siamo dentro il nero, piccoli aggiustamenti e ci dovremmo essere. A questo punto tiro altri due colpi, voglio essere sicuro al 100% che sono dentro e fare anche un minimo di rosata, ok? Naturalmente tiro a canna calda perché d'altra parte a caccia il secondo e il terzo tiro avvengono sempre a canna calda, quindi non ha senso raffreddare la canna. Allora, amici di Wild Hunters, purtroppo ho dovuto cambiare il cannocchiale sul 300 Winchester Magnum, sulla nuova Rover Classic Hunter Pro, perché ha subito probabilmente un urto la torretta della derivazione, quindi del destra a sinistra, e quindi sono stato costretto a cambiare subito ottica e mandarla all'assistenza. E ho montato questo Sightmar Core HX312x56, purtroppo non ha il reticolo balistico, però con il 300, azzerando l'arma a 200 metri, la caduta a 300 è facilmente correggibile e quindi sono a posto. Adesso andrò a mettere dei bersagli nuovi a 100 e 200 metri, farò un primo colpo a 100 metri per vedere l'alzo, perché l'arma è stata azzerata, preazzerata a 66 metri al tunnel dell'Armeria Innocenti, e naturalmente ho mantenuto gli stessi anelli, tutto, e quindi niente, il tubo tra l'altro era da 30 mm per cui non ho avuto difficoltà. Bene signori, adesso qualche colpo a 100-200 metri per azzerare l'arma e poi vi farò una rosata, d'accordo? A tra poco. Ok, l'altezza è giusta, però sono un po' troppo sulla destra, si è alzato parecchio vento, però adesso l'altezza la lascio così, provo a spostarmi un po' più sulla sinistra e poi passo subito a 200 metri.
un buon tiro, devo dire, perché sono quasi nel bullseye, sono leggermente ancora a destra, è un pochino troppo alto. Comunque adesso un po' di correzioni, poi faccio raffreddare la canna e poi risparo tre colpi in rapida sequenza per farvi la rosata. Allora, ora ce l'ho messo. E che cosa si è messo andato lì? Mi ricordavo se c'era, ma non c'è. Se ne è andata lì, siamo a trovare. Mush, possiamo andare a caccia tranquilli adesso. Con questo azzeramento adesso farò altri due colpi e vi farò vedere la rosata a canna fredda e siamo a posto.